E all'indomani della pubblicazione del nuovo regolamento, i 5 Stelle sono alle prese con l'accusa di incostituzionalità di alcune norme, a partire dal vincolo di mandato. Davide Casaleggio però rivendica, vogliamo inserirlo, non è un mistero, una multa è il minimo per chi tradisce gli elettori. Indagati, condannati, gente in conflitto di interessi o approfittatore. Chiediamo alle altre forze politiche di fare altrettanto, ma sappiamo già che non lo faranno mai. Di Maio, che intanto precisa al Circo Massimo non sarò sul palco ma tra la gente, lavora al programma e immagina una misura shock per le tasse, per ridurre il costo del lavoro e per l'IRPEF. Quanto alle alleanze, dice, un accordo con la Lega, con la sinistra, valuteremo dopo il voto.